Rieccoci qui ragazzi, rieccoci qui e ben ritrovati in questo mio nuovo video da Lufano. Allora ragazzuoli, sono appena finite i match delle 15:30 perché questa è iniziata già da ieri sera con la partita dell'Hertha Berlino, l'altra giornata di Bundesliga e c'erano quindi appunto altre partite delle 15:30, si sono appena concluse e adesso ne parliamo ragazzi. Allora, io innanzitutto volevo fare i complimenti ad Havertz, ragazzi. Havertz, un giocatore veramente mostruoso, mostruoso veramente, ragazzi. Non più forte di Haaland assolutamente, ma sto Havertz, raga, che gioca nel Bayer Leverkusen è tanta tanta roba. Cioè, credo che sia uno dei giocatori più forti della Bundesliga, perché già fece altri gol della scorsa giornata, ne ha fatto doppietta oggi e comunque ha fatto prendere 3 punti importantissimi al Bayer Leverkusen, che vince 3 a 1. Vince 3 a 1 in casa del Mönchengladbach, quindi uno stadio ostico, non facile. E complimenti a Havertz, ragazzi, un giocatore veramente libidine, libidine. Dico importanti 3 punti perché ragazzi, ovviamente lì davanti Bayern, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen c'è tanta bagarre. Cioè, il Borussia Dortmund che oggi ha vinto altra partita comunque importante col Wolfsburg, non era assolutamente facile, vince per ben 2-0, una vittoria direi abbastanza meritata, no, abbastanza comunque meritata, e si porta a -1 in questo momento dal Bayern Monaco, perché il Bayern Monaco è a 58 e il Borussia Dortmund a 57 punti. Alle 18:30 giocherà appunto il Bayern e vediamo se comunque allungherà ancora di nuovo a meno 4. Però c'è da ricordare che in settimana si giocherà una partita fondamentale pure per lo scudetto, che è Bayern Borussia o Borussia Bayern. È una partita veramente importante. Io, da simpatizzante del Borussia Dortmund, perché noi siamo gemellati, spero che lo vincano loro, però come ogni anno c'è bagarre lì davanti, c'è bagarre, c'è bagarre, c'è bagarre, e poi la vince sempre il Bayern Monaco. Spero di no, però comunque il Borussia Dortmund anche quest'anno sta lottando per il titolo, senza dubbio. Quindi vince 2-0 a Wolfsburg, il Bayer Leverkusen vince 3-1, vittoria meritata, mentre c'è tra Paderborn e Hoffenheim, scappa un pareggio, quindi 1-1, ma diciamo che comunque una partita ma abbastanza equilibrata, non credo, perché le occasioni ci sono state, però la partita che comunque mi è piaciuta, diciamo, di più è stata anche Friburgo Werder Brema, il Werder Brema che si porta a casa, diciamo, altri 3 punti veramente molto molto importanti. Ritornando alla partita di prima, ragazzi, ora mi è venuto in mente l'Hoffenheim, diciamo che ha creato molte occasioni da rete. Poi, diciamo, il Paderborn ha provato in tutti i modi a pareggiarla, comunque ce l'ha fatta in 5 minuti, perché dal quarto al settimo minuto del primo tempo ci sono stati 2 gol addirittura, e quindi anche oggi si sono viste partite veramente molto molto importanti. Ragazzi, io credo che non ci sia nulla da aggiungere. Dopo c'è Bayern non mi ricordo chi, alle 18:30, e spero di fare il post partita, farò il possibile. E niente, ci vediamo a dopo, lasciate un bel like, iscrivetevi, un bel commento, se non volete non fare nulla non vi obbligo, link in descrizione, canale Telegram e Instagram. Ciao a tutti ragazzi, a dopo.